Il notaresco cerca punti salvezza a dir poco fondamentali per evitare di restare coinvolto nelle forche caudine dei play-out a fine stagione. Sul suo cammino trova però un avversario di assoluto rispetto, con i campioni del girone F della Recanatese che vogliono onorare fino in fondo la stagione. In tal guisa, sportivo l'atteggiamento del notaresco che tributa il successo ai leopardiani prima dell'ingresso in campo, dando poi il via alla disputa vera e propria. La prima occasione è per il notaresco al terzo minuto, con un pallone messo pericolosamente in mezzo dall'out di destra. Il controllo e la conclusione di Blando spaventano il portiere Urbietis, ma il pallone termina fuori dai pali dei marchigiani. Ancora notaresco ad un passo dal centro del vantaggio al sesto minuto, con il pressing dei padroni di casa che impatta prima sul palo e poi trova il clamoroso intervento del portiere Urbietis sulla conclusione a botta sicura di Maio, pallone deviato sulla traversa e poi lontano dai pali della Recanatese. Pressing dei padroni di casa che non accenna a fermarsi e al 24esimo del primo tempo un'azione confusa nell'area di rigore della Recanatese porta ad una conclusione che sfiora i pali difesi da Urbietis, proteso in tuffo disperato per salvare i suoi. Si fa vedere anche la Recanatese in modo tutto sommato sterile con una conclusione da fuori area di Defendi. Il portiere di casa Mariani blocca però centralmente con grande sicurezza. Gli uomini di Epifani riescono a sfondare al 41esimo con una bella azione costruita sulla fascia destra da un ottimo Valenti, capace di mettere in mezzo un pallone al bacio che Francesco Maio deve soltanto deviare verso la porta di Urbietis per trovare il sigillo dell'1-0. Nel corso del primo tempo non succede più nulla e al termine di un minuto di recupero il signor Torreggiani della sezione di Civitavecchia manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa parte subito forte la squadra di mister Pagliari con la conclusione di sbaffo che preoccupa Mariani e termina di pochissimo sul fondo. Maio chiude i conti al 24esimo sugli sviluppi di un'ottima azione di Scimia che riesce a mettere in mezzo il pallone ancora una volta dall'out mancino e a trovare la splendida girata in porta addirittura di tacco da parte dell'attaccante Tareschino. Il centro vale dunque il gol del 2-0 dei padroni di casa. Meno il tempo di riorganizzarsi che la Recanatese subisce il 3-0 del notaresco, ormai completamente padrone della partita, grazie a una bella conclusione rasoterra di Scimia, che non lascia scampo ad Urbietis e chiude virtualmente la gara. Il risultato non cambia più dopo 3 minuti di recupero e il notaresco può festeggiare finalmente una vittoria aspettata fin troppo, peraltro contro un avversario di assoluto prestigio. Bravo, mister Epifani, mister, una vittoria convincente, la salvezza è ancora da conquistare, però oggi sicuramente un passo avanti molto molto importante. Ma importantissimo, penso decisivo, perché se oggi lo vincevamo eravamo dentro i play-out, in un incubo, ci troviamo in un incubo, stiamo vivendo un incubo veramente, siamo contenti. Abbiamo vinto una partita importantissima, al cospetto di una squadra che ha fatto un campionato straordinario, perché loro sono la squadra più forte, hanno dimostrato in tutto il campionato e se lo meritano perché viene da una costruzione da tanti anni, è una società fortissima e quindi la temevo molto questa partita, siamo contenti, adesso dobbiamo subito cancellarla e pensare all'ultimo sforzo perché non sarà facile nemmeno l'ultimo. Tanto coraggio e forse anche un po' le motivazioni hanno fatto la differenza, no? Oggi. Ma nel calcio le motivazioni sono fondamentali, è logico che noi avevamo motivazioni totalmente diverse dalla Recanatese, questo è sicuro, però non è facile perché giocavamo con la paura di che le cose potessero andare male, perché poi purtroppo vedendo le ultime 5 partite dove abbiamo raccolto quasi niente, e meritando forse qualcosa di più, ci siamo andati a ingarbugliare questo campionato in questa maniera e hai la Recanatese, che è sempre una squadra di giocatori fortissimi, giocatori che possono inventare da qualsiasi momento cambiare la partita e quindi la temevamo, quindi siamo contenti di questo che abbiamo vinto. Però adesso dobbiamo pensarci alla prossima perché non possiamo più pensare a questa di oggi. Proprio per questo ti chiedo come si prepara l'ultima adesso? Motivazioni, la motivazione di salvarsi è forse più di qualsiasi altra cosa. Credo che se vinciamo domenica siamo salvi e credo che più di questo non può essere una motivazione. Grazie mister, in bocca al lupo. Paragon Pesaresi, il vice allenatore della Recanatese, una sconfitta insomma, che non toglie tutto il buono chiaramente che avete costruito quest'anno, però insomma qualcosa di più forse era lecito attendersela da questo match? Ma abbiamo fatto la nostra partita, è chiaro che le motivazioni della squadra avversaria erano diverse, noi abbiamo giocato, ripeto, è difficile quando già è un risultato acquisito mantenere la concentrazione alta fino alla fine. È chiaro, va dato merito a questi ragazzi per tutto l'arco del campionato, non possiamo basarci su queste ultime due partite perché, ripeto, è stato costruito qualcosa di straordinario, quindi va bene così. Secondo tempo che era iniziato con un vostro pressing costante, forse è mancato qualcosa a livello di, insomma, di incisività davanti, no? No, abbiamo provato, sicuramente siamo venuti qua per fare la nostra partita senza regalare nulla, come giusto che sia.
ripeto, abbiamo affrontato una squadra con più motivazioni, visto la classifica che hanno in questo momento, quindi è normale che non andavamo proprio a mille, diciamo, però ripeto, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo trovato una squadra un po' più determinata sotto porta e data così, ma va bene così comunque, ripeto, questi ragazzi hanno fatto un cammino straordinario, quindi non ci si può basare su una partita e andiamo avanti.